Stiamo partendo! Il van è totalmente pronto. Questo è il setup da viaggio, quindi con cose momentaneamente messe lì in posti in cui non devono stare. Ma appena arriviamo sistemiamo tutto. Ore 13:27, perfetto per partire. Non è caldo, tra 3 ore e 11 saremo a Civitavecchia. Siamo arrivati a Civitavecchia. Ci imbarcheremo, sarà un lungo viaggio. Siamo stati classificati come camper e siamo terzi. La nave partirà alle 11:59, si inizierà a imbarcare alle 10. Stiamo preparando la cena. Guarda così è come si prepara la cena. Ovviamente prepariamo una cena veloce, perché qui ora non ci conviene cucinare, anche perché è molto molto caldo. Panini pronti. Crudo e stracchino. Cheers. Un po' duro. Secondo round. 23:35. Siamo appena saliti in nave, abbiamo trovato una bella postazione. Probabilmente perché tutti hanno preso la cabina tranne noi. Comunque noi abbiamo posizionato l'amaca, la famosa amaca del regalo di Camillo. Questo è il mio regalo per Camillo. Un'amaca. Così siamo belli puliti. Vada, copri letto. Abbiamo dormito molto bene, abbiamo mangiato il banana bread che ho fatto io, molto buono. E tra circa 12 ore arriveremo. Inizialmente volevamo rimanere in Italia, ma è impossibile perché le temperature sono troppo alte, quindi... Stiamo andando in un posto più ventilato, in cui possiamo fare le cose che amiamo, surfare, stare immersi nella natura, fare trekking. E anche studiare, perché a Sara gli manca l'ultimo esame, infatti sta organizzando la scaletta dei giorni in cui dovrà studiare anche in vacanza. Bravo amore. Rimanere in Italia sarebbe stato molto più economico, però... non ci avrebbe fatto vivere l'esperienza che vogliamo. Quindi abbiamo deciso di investire di più, magari passare più tempo in questo posto in cui stiamo andando, però stare bene. Pausa a pranzo. Ora vi facciamo vedere come si prepara il pranzo in nave. Ora Sara scola tutti i ceci a uno, li mette nella bacinella verde. Questo è il momento più brutto e delicato, ma Sara è molto esperta. Vai Sara, scolalo tutto. Aggiungiamo anche gli amici fagioli cannellini. Buon appetito. Siamo arrivati al porto di Barcellona, quindi questa è la meta, ma non è la meta finale. Ora ci faremo 2 ore e mezza per andare in uno spot per dormire, perché non vogliamo dormire proprio a Barcellona. Abbiamo cenato, non vi abbiamo fatto vedere, ma la cena era identica al pranzo, nessun cambiamento. Ma la cosa più divertente di tutti è che il nostro van è al garage 2 ed è l'unico che non è stato chiamato per uscire. Però guarda il lato positivo, ci abbiamo la nave tutta per noi. Sono le 3. Domani ci sposteremo nella meta in cui inizierà effettivamente il nostro viaggio. Buonanotte, ci vediamo domani. È un po' tardi, però siamo riusciti a recuperare tutto il sonno perso. Lo spot in cui abbiamo dormito è molto bello. Ce ne stiamo accorgendo ora con la luce. Sì, purtroppo arrivare di notte in un posto è sempre brutto, perché non sai com'è, non sai dove ci possono essere dei buoni punti o no. Ormai con tutte le luci che abbiamo, illumini, ti accorgi, però. Anche vero. Vi raccontiamo un aneddoto molto simpatico per arrivare in questo spot. Google Maps ci ha fatto arrivare in quel punto di quella strada, quindi in questo punto qui. Alle 3 di notte che ti senti dire, sei giunto a destinazione. Nel nulla più totale, un po'. Dici cavolo, no. Fortunatamente, vedendo con il satellitare, abbiamo capito che il punto era sopra una collinetta e quindi bisognava fare una deviazione prima e salire. Morale della favola: non ascoltate sempre Google Maps. In questo viaggio ci siamo portati un... Aspetta che mi sono bagnata l'acqua, si vede? Dove? Qui. Te una faccia, cioè le bicicche. In questo viaggio ci siamo portati un sacco di frutta e verdura dagli orti dei nostri genitori. Questa per esempio è l'uva dell'orto di casa mia. Sentite come scrocchia. Io ho sentito la scella, altro che ne scrocchia. Dopo una doccia rinfrescante stiamo partendo. Siamo a 170 km da Bilbao. Ci siamo fermati in questa area picnic e ora pranzeremo, perché sono le 3. Ho una fame assurda. E oggi apriamo questo che si chiama barrettiere. È tipo un cetriolo a palla. Sto con una fatica assurda. Ma lo schianto. Tipo un menù. La pazienza che ci vuole in van. Con Sara e Danilo. Sì. Pazienza in Spagna. Fatemi sapere nei commenti se anche la vostra ragazza barra moglie ha la fissa dei teli dappertutto. Basta con questi teli. Il pranzetto è pronto e ora mangiamo. Così pensi che vada bene? A me piace sempre fare il... No Danilo, mangia bene. Così. Va bene? Io voglio fare il boccone in cui prendo tutto. Alla tua. Il segreto è la cipolla di Tropea. Comunque ho messo anche un po' di origano. Brava. Non lo senti? No. Ripartiti.
siamo arrivati a destinazione. C'è stato un attimo un salto temporale perché è mezzanotte e mezza. Siamo arrivati a Somo, vicino Santander. Ed è proprio qui dalla Cantabria che ripartirà il nostro viaggio verso ovest. Non sappiamo dove arriveremo e quanto staremo, però tutto questo che vivremo ve lo vogliamo raccontare. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perderveli. Mettete un super mi piace a questo video per supportare il canale, perché per noi questo significa davvero davvero tanto. E fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo progetto e di questo viaggio. Il video di oggi finisce qui e ci vediamo al prossimo video.